Allora, bentornati innanzitutto. Grazie. Siamo molto felici di avere tanti VIP questa sera in platea. Allora, ce la facciamo a far funzionare il microfono? Vabbè, tanto mi sentite, no? Io strillo come un dannato, come sempre. Allora, bentornati, grazie di essere qui. Ricominciamo. Sì, dovrebbe essere acceso. Prova. Vabbè, allora, la febbre di questi tempi, un festival che si ha contagio in cui l'ossessione è stata ed è la febbre, potrebbe sembrare legata a questo. In realtà, come sapete, chi ci ha seguito in questo anno, perché oggi è la prima volta che facciamo il festival a maggio, e come sapete il motivo per cui lo facciamo adesso è perché abbiamo deciso di non rinunciare al festival in presenza, perché il cinema si deve vedere al cinema. Il cinema si deve vedere al cinema, quindi noi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi in conferenza stampa, di fronte ad un virus che ha bloccato, no? Ha paralizzato, allora ci sono state due scuole di pensiero. Chi diceva dobbiamo andare avanti lo stesso, e chi diceva speriamo che passi presto. Noi abbiamo sempre detto non vogliamo che passi presto, vogliamo che passi bene, vogliamo lasciarci interrogare da questo dramma che stiamo vivendo, vogliamo che ci aiuti a crescere, e l'abbiamo fatto. Penso che è andata così, perché abbiamo scoperto tante nuove dimensioni di cui poi parleremo nel corso di questi giorni. Ora non farò un monologo, perché voglio dare spazio appunto al regista di questo film, che ne sa qualcosa anche di fare di necessità virtù, perché è una persona che ha sempre raccolto nuove sfide. Per noi questo festival è stata una grande sfida, la sfida appunto di non arrendersi, ma di raccogliere questa sfida e rilanciare, andare più avanti. Lui l'ha fatto tutta la vita, lui dice sempre che i suoi film sono tutti prototipi, anche quello che abbiamo visto stasera lo è, perché non si è mai ripetuto. Penso che uno tra i pochi registi italiani in cui ogni film ha segnato una tappa nuova, un percorso nuovo. È anche un po' il nostro padrino, perché ci accompagna ormai da 13 anni. E allora io lo faccio salire, Alessandro Davatri. Questo film, tra l'altro, così, è la prima volta che lo presentiamo al festival. Conosciuto personalmente, cioè la prima intervista gliel'ho fatta proprio a un festival che si occupava di lavoro e di cinema, il primo festival che è nato a Terni, cinema e lavoro. La settimana scorsa abbiamo avuto Pierluca Neri, che era uno degli organizzatori, e ci siamo incontrati lì, dove prima aveva ottenuto un premio proprio per il lavoro nel cinema. E appunto il cinema e il lavoro. Tu stai lavorando in questo momento a una serie televisiva, sei reduce da un grandissimo successo di un'altra serie televisiva, Il commissario Ricciardi, che si è svolta, Alessandro, proprio a cavallo della chiusura, no? Tu avevi iniziato a lavorarci prima e hai finito dopo. Esattamente, beh, la pandemia l'ho vissuta da tutte le parti praticamente. Ma diciamo che sono molto contento, come al solito, di essere qui con Arnaldo, perché questa non è più una partecipazione, ma è un'appartenenza, no? Un festival, diciamo che l'ho visto quasi crescere, cioè, per cui è un piacere. E sono molto felice oggi di stare qui a vedere questo film, perché questo è uno dei film, secondo me, più significativi della mia carriera. Nel senso, li amo tutti, perché sono tutti come dei pezzi di cuore, dice a Napoli. Ma questo in qualche modo è quello che ha rappresentato di più la difficoltà, secondo me, del fare cinema, del vivere soprattutto in questo paese. Perché è un paese molto, molto fatto. La storia di Mario Bettini è una storia che è ancora in corso. Cioè, giorni fa parlavamo al telefono di te, no? Di quanto sia faticoso vivere in questo paese, cercando di vivere una dimensione, come dire, onesta, dignitosa, rispettosa della vita, e soprattutto nel riconoscimento del talento.
diciamo che un fil rouge della mia carriera, dei miei progetti, è sempre parlare del talento, no? Del mancato riconoscimento del talento. Perché è un paese dove è faticoso fare bene le cose. Se le fai così e così, o addirittura male, probabilmente hai dei percorsi facilitati. Ma giocavamo giorni fa al telefono con te dicendo che bisognerebbe istituire il casellario, no, degli onesti, perché ormai è una pregiudiziale essere onesti in questo paese. E devo dire che lavorando ormai ho una carriera abbastanza, come dire, carica, piena, no? E verificare che è ancora difficile per me dovermi relazionare con i meccanismi industriali della distribuzione, dei network e via discorrendo, perché combatto sempre esattamente con le stesse dimensioni. E che non è una realtà soltanto del cinema, è una realtà di chi fa, che ne so, il geometra, o fa il dottore, o l'imprenditore, qualsiasi altro, anche avere una semplice tabaccheria oggi è un problema. E questo secondo me è una roba che si può dire facilmente solo in un festival come questo, che presta molto attenzione alla dignità dell'essere umano, al riposizionamento dell'essere umano al centro della storia, al centro della vita, al centro della politica, che dovrebbe occuparsi proprio degli esseri umani, e che cosa invece che non succede più. Allora ecco, io vengo ogni volta qui a questo festival felice, perché è un luogo dove si possono ancora dire le cose, no? E sono delle cose che sono, come dire, lontane oggi dai grandi discorsi che i network o che, come dire, i media ufficiali affrontano, che sono la dignità fondamentalmente, no? E la fratellanza. Chi pratica dignità e fratellanza in questo momento è un nemico, deve essere, come dire, spento, non deve parlare. Mi dispiace dover dire queste cose, perché vorrei vivere in un paese invece dove la libertà e la democrazia, che sono il fulcro della nostra Costituzione, della nostra, come dire, delle nostre radici e soprattutto della nostra, come dire, identità religiosa. Cioè noi abbiamo come, come dire, testimonianza più forte di qualsiasi altra cultura, un personaggio che in nome della dignità, in nome della fratellanza, in nome della giustizia ha avuto un percorso, come dire, è arrivato al Golgota, è arrivato al sacrificio estremo, no? Ora, noi abbiamo dimenticato completamente quei contenuti. Oggi la fratellanza, voglio dire, è una cosa di cui non si parla più neanche nelle scuole, e la fratellanza invece andrebbe proprio praticata dal punto di vista teorico, perché la fratellanza non si può imporre per legge. La libertà si potrebbe pensare che potrebbe essere anche imposta, no? In qualche modo. L'eguaglianza anche può essere scritta, ma la fratellanza, voglio dire, deve partire da dentro di noi. Non c'è una legge che può dire quanto si è fratelli di qualcun altro. Allora io trovo che questi temi qui della dignità e della fratellanza sono i tanti temi che il festival ha sempre trattato e che penso che la febbre in qualche modo ha evidenziato anche come un male, che non è poi, chiaramente non è solo l'Italia a vivere questa cosa qua, ma noi la viviamo, facciamo parecchio perché questo qui esiste. Io approfitto per ringraziare, oltre agli spettatori presenti, anche quelli che ci stanno seguendo online da tutto il mondo, perché poi appunto la grande opportunità che ha rappresentato per noi come festival, questa, la chiusura è stato proprio quello di forzarci, no? Noi facciamo delle dirette Facebook così col tablet in modo un po' più, oggi abbiamo una regia, stiamo facendo di fatto televisione, stiamo andando sui canali social e su YouTube come abbiamo fatto a novembre, quindi questo incontro lo potete vedere, rivedere, adesso voi che siete qui avete la fortuna di poter anche fare domande se volete ad Alessandro Dati, ma poi come tutti gli incontri li stiamo vivendo anche andando appunto in tutto il mondo. Questa è una cosa molto bella perché abbiamo addirittura decuplicato gli spettatori quest'anno, quindi paradossalmente, no, la pandemia anziché bloccare anzi, la cosa che io dico, da una parte tu che sei una persona che sei sempre stato indipendente, non hai mai fatto appunto parte di certe cerchie e questo ti ha penalizzato, però insomma hai fatto,
se sei Alessandro Dalatri vuol dire che un pochettino anche la meritocrazia conta in Italia, questo ci consola, no? Però gli ostacoli sono sempre tanti. Tu hai presentato qui I Giardini dell'Eden, che è un film unico nella storia del cinema, che tu hai pagato a caro prezzo, no? E poi tutti, anche questo, e lo stai pagando tuttora, perché sei diventato direttamente da giovane promessa. È il percorso che fanno gli artisti in Italia, di solito c'è in mezzo il venerabile maestro, ecco, tu sei passato subito, e anche questo film l'hai pagato. Ah, sì, diciamo che certe scelte si pagano e le continui a pagare nel tempo, perché sono cambiati che non scadono mai queste qui. Diciamo, penalizzato da un certo punto di vista, è vero, potrebbe essere professionale, artistico, comunque dal punto di vista, diciamo, del riconoscimento, ma l'altro riconoscimento più importante però secondo me invece è proprio la dignità, la stima, quella che io raccolgo tutti i giorni dai miei colleghi, dalle persone con cui lavoro, dai miei figli soprattutto, e soprattutto la mia, cioè andare a dormire la sera stanco, perché magari hai combattuto tutto il giorno, ma felice, svegliarsi la mattina, felice di andare di nuovo a combattere per difendere le cose in cui credi, credo che sia una... non c'è penalizzazione davanti a questo, cioè, vale la pena farlo, cioè, poi se non l'ho fatto fino adesso non credo che sia il momento questo di farlo, per cui credo che sia, è importante invece secondo me che le persone che magari hanno un percorso simile al mio, che hanno fatto questi sacrifici, diano voce, magari che ne so, coralmente lancino un'opportunità, perché è vero quello che hai detto te. Nonostante tutto questo sono riuscito a fare delle cose. Allora vuol dire che sì, faticando di più, ma controcorrente si può andare, no? E quello, il tema di questo, quando la scena del presidente, quando lui dice il gioco è truccato, ci sei rimasto male, tutto quel dialogo lì, quella scena mi avevano chiesto italiana, sì, ma non sarebbe uscito se non toglievo quella scena. Ho combattuto coi denti, anche l'ho pagata con anni di oscurantismo nei miei confronti, però lo stesso anno il presidente Ciampi mi chiamò, mi convocò al Quirinale e mi diede il riconoscimento per questo lavoro. Quindi voglio dire, poi alla fine le cose succedono, no? E certo, se la vita facile secondo me non l'ha conosciuta nessuno nell'onestà. L'onestà non è un percorso facile. Ma così come il cristianesimo non è un percorso facile, così come gli ideali, quelli alti, non sono un percorso facile. Povero Kant parlava di una ragione morale, no? Un'etica morale, di un assoluto categorico. Ecco, dipende dove l'abbiamo messo il nostro assoluto categorico, quanto è alto e quanto è basso. Devo dire che io ho alzato l'asticella nel corso del tempo quotidianamente, e questo secondo me fa fare una vita faticosa, ma fa stare bene. Hai tirato fuori un sacco di cose, sono molto, molto, molto importanti, però io una cosa voglio dire ancora proprio su di te, anche sul tuo lavoro, che per me è fondamentale, cioè molto importante, perché sei un modello, penso, per tutti noi da questo punto di vista. Il cinema italiano, qui abbiamo appunto anche in sala gente che fa cinema, che fa televisione, è fatto un po' così, c'è una parte del cinema d'autore, no? In cui magari si fanno i film impegnati, e poi ci sono le cose cosiddette alimentari, no? Che spesso è la televisione, e questo si vede perché spesso appunto anche gli stessi registi fanno delle fiction inguardabili e poi film a volte molto belli, a volte magari fin troppo cervellotici. Quello che io ho apprezzato tantissimo, Alessandro si è fermato con la pubblicità, questa cosa oggi non abbiamo detto, ma è fondamentale, lui è stato abbiamo dedicato 6 anni fa alle tue pubblicità Lavazza qui in un incontro, perché Alessandro Dalatri ha fatto le più importanti pubblicità italiane, da Thai Paraflu a Lavazza in Paradiso, una telefonata che salva la vita, tra l'altro in questo caso potrebbe diventare realtà, perché adesso c'è un robot che è in grado di diagnosticare il Covid tramite telefonata. E noi lo presenteremo, lo sta elaborando l'Università di Vergata, lo presenteremo qui venerdì, quindi pensate, la telefonata potrebbe veramente allungare la vita, veramente. E forse questo ti ha formato proprio a mettere passione anche in un prodotto che di solito ovviamente ha finalità commerciali, si chiama commercial in inglese non a caso. E quindi a me stupisce appunto il commissario Ricciardi, per esempio, insomma, è stata una fiction che chiunque l'ha vista è rimasto un po' a bocca aperta, perché aveva degli standard molto superiori a quelli che abbiamo visto prima e anche poco dopo, no? Perché tu ho questa impressione che qualsiasi cosa tu faccia, che sia un'opera teatrale, che sia,
ci metti tutta la passione e tutto quello, non c'hai le cose alimentari. Hai ragione, ma infatti non me le fanno fare più poi. Il problema è che ogni volta devo ricominciare da capo. Ricciardi, che è stato un grandissimo successo, una fatica inenarrabile, perché quel risultato, quella qualità riconosciuta dal pubblico e non solo dal pubblico, veniva da una fatica, da un combattimento quotidiano per tutelare e difendere gli aspetti qualitativi del racconto e dei romanzi di Maurizio De Giovanni. Un percorso non facile, anche perché in prima serata portare un film che parlava comunque di atmosfere dark negli anni 30 in una Napoli, diciamo, molto scura, molto notturna, con i fantasmi, i morti che parlano, insomma, voglio dire, era una roba pesantuccia per la prima serata, quindi vincere quella roba lì era una roba importante. Io ci ho creduto, ho combattuto, infatti adesso non farò la seconda stagione. Cioè, non ci sono speranze, perché non è stato talmente faticoso lavorare, a parte non mi è stata proposta, tanto per cominciare, ma anche se me l'avessero proposta non l'avrei fatta, perché diciamo le condizioni in cui ho lavorato non sono condizioni ripercorribili, cioè ho chiuso, ci sono dei valori secondo me nella vita che non sono assolutamente commerciabili, non c'è patteggiamento su quei valori lì, quando si parla di onestà, di stima, di dignità, voglio dire, non, io sono il primo io a fare le valigie e andarmene via. Però per dirti all'ennesima volta che faccio una cosa fatta bene e devo pagarla. È un karma, dicono gli indiani, no? Cioè è una condanna interiore che te la porti avanti, diventa anche in qualche modo un motivo comunque di, come dire, di avere quella bandiera. Vedi, noi siamo, viviamo una società, no, che ha tradito un po' tutto. Questa è la società del tradimento. Oggi a me il contagio, il virus, è stata la cosa che mi preoccupa di meno, perché c'è un virus più forte che è proprio questo, cioè proprio quello di aver tradito una serie di capitoli. Cioè la famiglia ha tradito in qualche modo, cioè il lavoro che facevano le famiglie non c'è più, lo riscontriamo nella società, nei giovani, nei ragazzi. La parrocchia, a cui dovevo moltissimo, io il cinema l'ho visto, il primo film l'ho visto nella parrocchia, dove dopo il catechismo, dopo la messa, la domenica ti facevano vedere il film, a casa non c'era neanche la televisione. Anche quella roba lì non c'è più, è stato tradito anche quel percorso. Gli ideali, qualunque essi siano, sono morti completamente, dati in pasto a una politica che non ha differenze, è soltanto una spartizione di logiche, come dire, di posizione, di rendita di posizione, e molte altre cose, cioè che è stato la giustizia ha tradito, ma anche la stessa, come dire, sanità, cioè i lavori importanti hanno tradito. Noi abbiamo assistito in questo anno e mezzo a un coro di voci che andavano in tutte le direzioni, che lasciavano perplessi tutti quanti. Un giorno uno ci diceva che bisognava andare da una parte, il giorno dopo da un'altra, dicevano i morti, non c'erano i morti, si poteva fare, non si poteva fare, cioè il virus, non il virus, il vaccino, non il vaccino. È una roba terribile, cioè vivere in un'epoca in cui non ci sono più certezze dal punto di vista, parlo della qualità della verità. Allora la ricerca della verità, secondo me, è l'ultimo scopo che ci è rimasto. Cioè la verità non può essere tradita, cioè ci vogliono dei combattenti per la verità, ci vogliono dei guerrieri che difendano il vero, anche perché oggi, come dire, quella sottile lamina, quel diaframma che separava il falso dal vero è caduto completamente. Internet ha fatto un lavoro devastante da questo punto di vista, i leoni da tastiera e via discorrendo, le fake news, no? Quindi voglio dire, oggi appurare la verità, secondo me, è un grande percorso, ed è un percorso cristiano, perché di verità parla il Vangelo. Allora, io trovo che da questo punto di vista, secondo me, c'è tanto da fare. Io sento che è un momento terribile, perché qui si parla di una cosa di cui ho parlato già sul Casomai, ma anche Mario Bettini dice la felicità è un problema, cos'è? Cioè, se io sto felice, state male voi. Noi stiamo vivendo una società infelice. L'infelicità è diventato un elemento costante, è un humus dentro il quale le persone navigano. Io faticosamente incontro persone felici, faticosamente riesco a dire che sto bene, perché a volte ho un pudore nei confronti di quelli che stanno i miei interlocutori, che li vedo invece devastati da una vita, secondo me, priva di verità. Ecco quello che sto dicendo. Allora, credo che parlare di questo
sarà il compito dei prossimi anni, dei prossimi decenni, probabilmente noi non vedremo un risultato, ma bisogna ricominciare a fare un percorso di questo tipo, non per noi, ma per la salvezza delle generazioni che verranno. Noi non sopravviviamo a nulla, no? Perché forse solo la natura ci sopravvive, no? Gli alberi vivono più di noi. Allora dobbiamo lavorare con la logica, secondo me, anche del tempo più avanti. L'assenza di prospettiva del futuro sta negando qualsiasi elemento di vivibilità su questo pianeta. E questo non va bene. Io batterò fino alla fine, fino a che poi non mi attapperanno la bocca o me la spengo da solo. Ma prima o poi dovrò spegnermi. Però non è questo il problema. Bisogna continuare a dirle. Grazie Alessandro. Io saluto anche il vescovo di Terni, padre Giuseppe, se vuole raggiungerci, anche perché Alessandro ha tirato fuori un argomento poco fa abbastanza cruciale, la fratellanza, no? E tu hai detto la fratellanza, si tende a contrapporre la categoria. Papa, padre Giuseppe, e forse non a caso l'ultima enciclica del Papa si chiama proprio Fratelli Tutti. Grazie, intanto buonasera a tutti e con piacere ho seguito le ultime battute delle parole del regista, che incontro con molto piacere. Sinceramente mi sono andato a vedere su internet un po' la sua carriera, le sue proposte, e sottoscrivo in pieno quello che ha detto al termine, almeno prima non avevo ascoltato. Noi abbiamo voluto con tutte le forze riprendere, diciamo, questa edizione primaverile del nostro Film Festival, proprio per non spegnere quella fiamma, anzi per ridarle luce, perché abbiamo bisogno tutti quanti di attenzioni, di proposte, di incoraggiamento, e noi vogliamo darlo, dandolo agli altri è chiaro che lo diamo anche a noi stessi. Dicevo anche nella mia introduzione alla rivista che verrà consegnata, dicevo che il nostro Film Festival Popoli e Religioni oggi è quanto mai attuale, è reso ancora più attuale dagli interventi di Papa Francesco, che sembra una voce nel deserto, in questo tempo particolare dove, non so se avete notato, no? Nei giorni scorsi tutti preoccupati per i razzi, le invasioni, le bombe in Palestina. La tregua, adesso è tutto finito, non è finito niente, non è finito niente, perché i popoli e le religioni diverse hanno bisogno di un lungo percorso di conoscenza, di stima, un cambio di cultura, di pensiero, perché altrimenti non ci spegneremo, ma saremo spenti, ci spegneremo l'un l'altro. Questo è il rischio che si corre, un po' per la violenza, un po' per la prepotenza, un po' per l'ignoranza, un po' per la distruzione che stiamo dando al nostro pianeta. Dicevo Papa Francesco, e ha proposto in maniera molto energica questo aspetto, sia nell'enciclica Fratelli Tutti, ogni uomo, ogni donna, qualunque popolo, nazione, razza, colore, orientamento sessuale, orientamento religioso va rispettato, per noi cristiani va amato, come Gesù ci ha insegnato. Questo discorso il Papa lo ha fatto in maniera sistematica nella Fratelli Tutti, ma lo ha prima ancora condiviso
con il rabbino Altayeb, presentandolo un po' a tutto il mondo nella lettera sulla fratellanza umana. Ecco, io credo che attraverso questa edizione primaverile del Film Festival cerchiamo di rincuorarci, ecco, di riprendere un po' a riflettere, ad essere razionali e ad essere più diciamo fiduciosi, più propositivi. Diamo anche il nostro contributo alla trasformazione e al miglioramento della nostra società. E io dico grazie, grazie a lei e grazie a tutti coloro che, come lei, fanno delle proposte serie, delle proposte impegnative per appunto dare speranza a questa nostra umanità. Grazie e buona visione, cosa devo dirvi. Grazie Mario Giuseppe. È importante anche quello che ha detto il Vescovo, no? Non bisogna rispettare, bisogna amare anche, no? Il cristianesimo è questa la differenza, e oggi si parla appunto molto di diritti e poco di amore, no? Che è un tema a cui Alessandro ha dedicato praticamente tutta la sua carriera, perché ricordo anche il finale dei Giardini dell'Eden, no? È proprio l'essenza del messaggio cristiano, amatevi. C'era proprio questo, così finiva il film, che tanto gli è costato. Ma io dico una cosa che è veramente stravagante, no? Che se uno va veramente, tanto quello che crea la differenza tra le religioni è l'ignoranza, perché noi abbiamo paura delle cose che non conosciamo, quindi quello che ci fa paura è l'ignoranza. Io che, come tu sai, ho studiato le religioni per mia volontà, per mio desiderio, andando a leggerle, il filo comune di tutte le religioni, soprattutto delle tre monoteiste, che quelle che ci appartengono, abramitiche, abbiamo la stessa coccola, veniamo tutti da quel posto lì, è lo stesso, è l'amore, è la fratellanza, il riconoscimento dell'altro. Allora è paradossale che noi ancora stiamo a parlare di guerre di religioni, di differenze di religioni, cioè non siamo più nel Medioevo dove non c'era la comunicazione, non c'era. Paradossalmente nel periodo in cui è più facile comunicare aumenta il livello di ignoranza. Allora, è su questo che dobbiamo lavorare tutti quanti, secondo me, proprio perché, come diceva adesso giustamente, queste guerre sembra che spengono, le notizie ci danno, cioè, ci hanno dei risultati che sembrano quelli delle partite, no? Cioè, c'è il primo tempo, il secondo tempo, i supplementari, ma la partita non finisce mai, è sempre in corso. Se non si lavora sull'odio, cioè non finiranno mai le guerre. E noi siamo in grado, abbiamo gli strumenti oggi, finalmente, di questa epoca, di questo pianeta che è diventato una palletta, abbiamo tutti gli strumenti per lavorare sulla, come dire, la remissione dell'odio. Ed è un lavoro duro, certo, non si vedrà, forse non lo vedremo nessuno di noi il risultato, ma vogliamo cominciare a rimboccarci le maniche e darci veramente da fare in questa direzione. Sì. Io intanto, se qualcuno vuole fare domande, interventi, come sapete lo potete fare, alzate la mano e fatevi vedere. Una cosa che prima hai detto, io una cosa che ho imparato proprio forse vedendo La Febbre 16 anni fa, poi l'ho vissuta anche sulla mia pelle, allora mi colpì, dicevo, questa è esagerazione. Cioè il fatto che lavorare bene a volte è dannoso. E che sembra un paradosso, però è vero, no? Bisogna stare attenti a non essere troppo bravi, e prima lo diceva Alessandro, bisogna stare attenti a non essere troppo felici. Cioè, perché poi quando si ama, inevitabilmente si è felici, no? E quindi questa lotta all'amore poi comporta che veramente uno a volte ha paura di come stai, ma sono mica tanto bene, no, c'è stato un sacco di problemi. Perché se dici, sto benissimo, sono felice, scattano dei meccanismi, non scatta la guerra. Penso che la più grande, come dire, matrice, radice dell'infelicità è proprio il desiderio, no? Noi siamo logorati, la gente è felice perché ha dei desideri nell'asi. Cioè la più bella definizione che io abbia mai letto, secondo me, è che la felicità è essere contenti di quello che si ha. Quando si è contenti di quello che si ha, che il primario luogo della salute, gli affetti, insomma, le cose che ti circondano, sicuramente già c'è una buona base di partenza. Allora, poi se le cose arrivano, secondo me va bene anche coltivarle e mantenerle, ma la felicità non è una cosa così impossibile. Oggi, casomai, il discorso
del matrimonio di Casomai era proprio questo: la costruzione oggi dell'infelicità è una costruzione di un humus fertile per il consumo, per il desiderio continuamente, come dire, ravvivato, per l'impossibilità di raggiungere sempre qualcosa che tu desideri. Siamo logorati dal desiderio. Ma questo desiderio, andiamo a vedere quanto è costruito. Ve lo dice uno che comunque l'ho conosciuto il meccanismo di comunicazione del consumo, perché ho lavorato per tanti anni nella pubblicità. È un lavoro che va fatto, per carità, esiste, cioè si chiamano consigli per gli acquisti. Ho cercato di farli al mio meglio, ma il discorso è sempre quello: creare un desiderio su un consumo, su una forma di comportamento. Allora, noi saremo perennemente infelici se non riusciamo a trovare invece la soddisfazione in quello che ci circonda. Guarda caso, io ho amici che si sono ammalati di Covid, hanno visto momenti molto brutti, sono usciti fuori da quei caschi trasparenti, spaziali quasi, salvi, e mi hanno detto: ho apprezzato la vita, mi piace, sono uscito fuori, sentivo respirare l'aria. Cioè, da quel momento di, come dire, non c'era più niente, hanno cominciato a capire che erano ricchissimi perché avevano la vita. Allora, anche questo è un percorso di nuovo. È possibile che si può comunicare soltanto di comprare dei baratteri pomodoro? Possiamo cominciare a comunicare anche l'apprezzamento per la vita? Facciamo delle campagne in questo senso. Ecco, io, Papa Francesco, in questo momento sta facendo questa cosa. Mi sembra di sentire che quasi lo stanno spegnendo, perché prima tutti c'erano questo grande entusiasmo all'inizio e poi lentamente è diventata una cucina lontana, no? E allora mettiamo degli amplificatori. Anzi, infatti, la cosa paradossale è che più si parla d'amore, qui Papa Francesco, che ha la colpa di parlare di amore, viene accusato di parlare troppo di amore anche da molti cattolici. Questo è un po' il paradosso. Ecco, abbiamo una domanda, prego. Chi è? Buonasera, colgo l'occasione del regista Dall'Atri, che ho seguito quelle dirette Facebook che abbiamo fatto per la precedente edizione. È stato molto interessante le sue tesi. Cioè. Mi interessava chiedergli, vista la sua esperienza, no? Dato che sono molto interessato alle nuove frontiere delle piattaforme, mi affascinano questo discorso, che fanno individuare le necessità, le esigenze, segmentano le fasce di pubblico. Se nel futuro le case di produzione ci farà spazio più o meno per delle voci tipo quelle di Dall'Atri, che apprezzo molto, perché un certo pubblico che apprezza questo modo di vedere la vita e di proporre delle storie, cioè, e quindi queste piattaforme di produzione potrebbero anche nel futuro dare degli spazi, ecco, diciamo, un po' come, probabilmente dico una stupidaggine, no? Come quando si sono fatti dei festival particolari di cinema fuori dalle case di produzione, ci stanno case in America, no? Sempre a Denver si fanno, che adesso stanno andando un pochino fuori mercato. Perché è tutto comunque accentrato all'interno delle piattaforme. Grazie. Io la volevo ringraziare. Volevo ringraziare perché mi sono divertita e non è facile, penso, trattare i temi che possono essere, che far cadere facilmente nella retorica, no? nel buonismo, nel quello che è giusto, quello che è sbagliato, in un modo che invece è anche divertente, piacevole, e quindi questa era la prima cosa. Poi ero rimasta un po' con un po' di amaro
perché ho detto, ma in fondo finisce triste, perché lui rinuncia, no? Fa un passo indietro e lascia un po' come se questi cattivi, no? Poi potessero avere mano libera. E poi mentre pensavo e riflettevo, mi sono ricordata della storia di Margaret Mead, che veniva sempre, come si dice, lasciata da parte, veniva mandata sempre più lontano a fare le sue ricerche, fino a che è andata appunto nella nuova Papuasia, e poi ha scritto quello che ha scritto sulla nuova sociologia, no? E allora ho pensato che in fondo non era così triste il finale, ma che in fondo in ogni luogo noi possiamo esprimere la nostra creatività, la ricchezza di quello che sappiamo fare. E quindi la volevo ringraziare. Io che ringrazio lei. Ciao, fare una bellissima creatività, perché dare domanda ad entrambi, ecco, sia al vescovo che al regista, perché è di questo contenuto, no? Parto proprio dall'esperienza di questo bellissimo film in cui c'è il sogno di un giovane, no? Che desidera essere felice e che non rinuncia a sognare, però abbiamo anche detto che l'eccesso di desideri, l'insaziabilità del desiderio ci porta ad essere sempre insoddisfatti e scontenti, a non cogliere la gioia delle piccole cose. La domanda: che differenza c'è allora tra desiderio e sogno? E come possono essere valutati entrambi? Allora, rispondendo, intanto cominciamo la prima delle piattaforme. Io credo che tutti gli strumenti che nel corso del tempo la tecnologia ha sviluppato, no? Se pensiamo a quando è nata la radio, ci sembrava, chi viveva quell'epoca ha visto una rivoluzione, no? Accendevi un bottone e sentivi voci dal mondo. E poi è arrivato il cinema, è arrivato il cinema a colori, sono arrivati gli strumenti, la televisione in casa, cioè ogni strumento che nel corso del tempo è servito a comunicare, in qualche modo ha allargato le opportunità di conoscenza, di fruizione, di intrattenimento, ma anche di approfondimento. Quindi penso che in questo momento il fatto che ci siano più possibilità per poter comunicare, questo è già un valore assoluto importante. Poi è chiaro che se uno punta a comunicare, a voler fare i grandi numeri, probabilmente non li fa se non passa attraverso le strutture, come dire, tradizionali, no? Le grandi imprese, le multinazionali della comunicazione, sono loro che fanno il gioco pesante in questo momento. Però io ricordo sempre una cosa, e con questa cosa rispondo un po' anche alle altre due domande. C'è il più grande insegnamento per me, rivoluzionario, io poi non sono un cattolico molto distratto, mi sono definito così nel tempo, però, voglio dire, seguo attentamente alcune forme di comunicazione del cattolicesimo, che trovo sempre interessante perché comunque fanno parte della mia radice culturale, è stata una frase che ha detto non Che Guevara o chissà chi, ma l'ha detto un Papa. Paolo VI, che è stato un Papa coltissimo, di cui si è parlato pochissimo nel corso del tempo, perché magari sono stati papi che sono stati più visibili, ma Paolo VI è stato un genio, secondo me, dello studio, del pensiero di quali dovessero essere i comportamenti futuri. Nella sua ultima enciclica scrisse una frasetta che non dimenticherò mai più nella mia vita. Disse che era finito l'epoca dei maestri e cominciava l'era dei testimoni. E questo, ragazzi, secondo me, questo è un valore assoluto enorme. Noi possiamo stare a parlare, a disquisire di sogni, di desideri, di politismo, di progetti, quello che vogliamo. Ma la cosa importante è chi siamo noi. Con quale spirito facciamo queste cose? Perché se io vado dai miei figli e gli dico voi non dovete fumare, e io però fumo, cioè, e allora, porca miseria, sono un ottimo maestro, ma un pessimo maestro. Allora è la testimonianza, è il valore, è associare cosa pensiamo, cosa diciamo e cosa facciamo insieme, che è la cosa più complicata in questa epoca. Io penso che essere, come dire, se vogliamo vederla da un punto di vista cattolico, essere cristiani
forse la cosa più difficile al mondo, la pratica, quelli che ci riescono perfettamente li fanno santi, non è un caso, no? Cioè, perché è un percorso di grande sacrificio, ma allevare un figlio non è una passeggiata. Allora, quando io lo faccio con i miei figli, devo calcolare esattamente se quello che sto dicendo è qualcosa di praticabile e io lo sto praticando. Questo vale per la comunicazione, ma vale se io faccio il medico, il falegname, il barista, l'oste. Se io quello che faccio lo faccio con una, come dire, con una carica di, come dire, pulizia, di onestà intellettuale anche quando dico delle cose, e allora porca miseria, questo secondo me non conosce limiti. Allora io posso andare sul web e cominciare a parlare, probabilmente la prima volta mi sentiranno 3 persone, poi 10, poi 15. Certo, se voglio raggiungere milioni di persone per vendere i biglietti e diventare ricco, probabilmente devo fare quell'altra scelta. Ma io comincio la mattina da quando apro la porta di casa e incontro il mio vicino del pianerottolo. È con lui che comincio il mio primo dialogo quotidiano e lo finisco la sera quando ritorno a casa e magari lo rincontro sul pianerottolo. Essere se stessi, che sembra la cosa più difficile del mondo, dovrebbe essere la cosa più facile del mondo. Perché se io sono me stesso, riesco a capire anche quali sono i miei sogni, rispondo alla signora, e anche quali sono i miei desideri. Noi, guardate, no, la creatività è come i sogni, noi non inventiamo nulla. Il nostro cervello elabora i sogni da elementi che noi abbiamo assimilato. Poi li gestisce in maniera un po' anarchica, però sono cose che noi conteniamo. Noi siamo fatti di quello che sono i nostri pensieri. La nostra materia è il nostro pensiero. Infatti l'ultimo tradimento che non ho citato prima è quello della scuola. La scuola non ci ha più educato al pensiero, alla riflessione. Se io penso che oggi, siamo nel 2021, si fanno i test invalsi, che è una cosa che, ma neanche, non so, la settimana enigmistica forse fa queste cose. Con le crocette, con le domande meccaniche. La scuola non è un luogo dove si vada a prendere qualcosa meccanicamente. La scuola è un luogo dove io devo apprendere a come ragionare, a come analizzare la vita, a come analizzare i fatti della vita, a come esercitare le cose che la scuola mette in mano come strumenti e non come una roba passiva che vale un voto su un pezzo di carta. Questi tradimenti li stiamo pagando pesantemente nella nostra società. Allora chiunque di noi fa un lavoro, chiunque, io dico, o nella scuola, o nella società, o nel commercio, cominciamo a praticarlo da subito. Face to face, dicono gli inglesi, no? Faccia a faccia con tutte le persone con cui ci relazioniamo. Probabilmente ogni tanto perderemo le stampe, non ce la facciamo a mantenerlo, ma facciamolo questo esercizio. Veramente vedrete che qualche effetto non vincere per notare. La gente vede quando tu stai bene perché sei te stesso. Il mondo lo percepisce. Quanti di noi sono contati dei frati eremiti, di una felicità, vivevano di nulla, mangiavano cicoria e ricotta, e qualche volta neanche ricotta, solo cicoria, e ho visto persone felici. Allora esiste la possibilità di essere felici senza tutto questa sovrastruttura? Poi noi ce l'abbiamo, per carità, ce la gestiamo, ce la teniamo, ma non è la cosa principale. Ricordatevi sempre che quando ci si ammala, rialzarsi da quel letto ci sembra di aver vinto, che ne so, il totocalcio, cioè il massimo della vittoria. È quella la vittoria, vivere con consapevolezza. Grazie. I desideri e i sogni. Ed è stato introdotto anche il tema della scuola, della formazione, dell'educazione. Ecco, io parto dall'idea che l'uomo e la donna sono una realtà di una ricchezza, di un valore grandissimo, che superiore, maggiore non ce n'è, c'è soltanto il Padre Eterno. Forse è questo che dovremmo cominciare a riscoprire, il valore incalcolabile dell'essere umano, dell'uomo e della donna. E l'uomo e la donna
hanno in sé, nella mente, nel cuore, nella loro identità, appunto questo orientamento verso la felicità, verso la soddisfazione. E questi sono innanzitutto i desideri che crescono, a cominciare dai bambini, poi gli adolescenti, poi i giovani, poi gli adulti. A questi desideri, ecco, così lo concepisco io, si aggiungono i sogni che vanno oltre i desideri, oltre ciò che può soddisfarmi in questo momento. Ognuno ha un campo infinito, sterminato. Dov'è il segreto? Il segreto è nell'avere quella struttura, quella capacità che viene educata di osare sempre di più, ma di osare rendendosi conto poi anche di quelli che sono i limiti e quindi anche rimodulando i propri desideri e anche i propri sogni. Secondo me, in questa operazione che comincia nella famiglia, nella scuola, dove si insegna non ad accontentarsi, certo, ad un certo punto ci dobbiamo anche accontentare, ma non si insegna ad accontentarsi, si insegna a desiderare ciò che veramente fa la mia felicità, non una felicità fasulla, sbagliata, momentanea, e anche a proiettarsi verso sogni che appunto sembrano irrealizzabili, ma che molte volte si realizzano se si è capaci di essere costanti, di essere arditi, di lasciarsi consigliare e anche di rischiare. Ecco, tante persone hanno fatto questo, e anche molti di noi. Perché succede che poi col passare degli anni diminuiscono i desideri e scompaiono anche i sogni? Forse anche in questo non abbiamo tenuto vivo la voglia di andare sempre oltre. Ci sono degli anziani, dei vecchi, che ancora sono pieni e ricchi di desideri e di sogni e ci insegnano tantissimo. Uno di questi è Papa Francesco, ma ce ne sono tantissimi altri, anche nelle nostre famiglie. Certi nostri nonni sono straordinari. Ecco, soltanto che oggi, purtroppo, non insegniamo ai nostri giovani a fare i conti, cioè sì, a sognare, ma anche a fare i conti con se stesso. Termino dicendo un'esperienza mia. Durante la visita pastorale, che ho terminato in tempo, prima della pandemia, ho visitato moltissime scuole, soprattutto le scuole superiori. L'ho desiderato con tutto il cuore incontrare i giovani. E ho visto che i giovani, un 15%, aderivano ad incontrare il vescovo che andava a visitarli. E lì parlavamo. Ecco, e lì il messaggio che davo ai ragazzi: ragazzi, sognate alla grande. Non accontentatevi delle piccole soddisfazioni che vi può dare uno spinello, che poi vi porta alla morte, al sogno eterno, ma sognate veramente alla grande, oltre. È possibile, ne avete le possibilità, le capacità, fatevi aiutare, ma lanciatevi in questo. Ecco, forse in questo noi adulti abbiamo smesso di incitare i nostri ragazzi e di educare i nostri ragazzi a sognare alla grande e a non accontentarsi, ecco, delle piccole soddisfazioni che sì, sono di un momento, poi alla fine ti lasciano l'amaro in bocca. Grazie Padre Giuseppe. Se ci sono altri interventi potete pagare, altrimenti
passiamo al secondo momento, molto francescano. Tra l'altro io approfitto per salutare in platea anche Francesco Salvi, che è un altro nostro carissimo amico e che sarà protagonista dello spettacolo su Francesco d'Assisi, che andrà in scena domani e di cui ora vedremo una sorta di assaggio in versione cinematografica. Volevo però dire una cosa su Alessandro, un po' personale, intanto siamo un po' oggi, siamo un po' intimi anche a causa della Ternana che oggi giocava col Perugia, quindi siamo ha vinto, peccato, io gli tifavo contro visto che la gente segue la Ternana anziché seguire il festival. No, a parte gli scherzi, siamo un po'. Io voglio dire una cosa personale su Alessandro Dalatri, perché lui ha parlato, ha citato Paolo VI quando dice abbiamo bisogno di testimoni, non di maestri. Ecco, Alessandro è un testimone più che un maestro, nel senso che appunto non è uno, e nel mondo anche dell'arte ce ne sono tanti, che predica bene e razzona male, lui predica poco, ma devo dire è molto coerente. Io questo proprio, ormai per noi è appunto un po' un padrino, perché dalla terza edizione che sta con noi, quindi ci ha veramente seguito, e noi l'abbiamo inseguito sin dalla prima, in realtà prima di riuscire a trovarlo. Allora, in questi anni, in questi 16 anni, faccio anche un po' di bilancio, perché questo è un anno particolare, si chiude anche un po' un percorso, e oggi noi non inauguriamo il festival, ma apriamo la chiusura, che si concorre, perché come dicevamo l'abbiamo già aperto. Insomma, tanti registi sono passati su questo palco, tanti nomi anche importanti, molti, io lo dico senza con una certa schiettezza, molti poi cercavano un po', venivano anche per avvicinarsi un po' alla chiesa, chiedevano ma si potrebbe avere, no, oppure raccomandavano, perché lo sappiamo, funziona così. Allora Alessandro, a parte il fatto che abbiamo sempre chiamato, lui non ha mai voluto incontrare nessuno, non ha mai cercato nulla, ma una cosa partita, tu hai raccontato una volta su un'intervista che sei stato penalizzato sin dall'inizio, perché nell'epoca tua i registi, gli aiuto registi li facevano tutti i figli d'arte, e infatti hai fatto pubblicità perché non potevi fare l'aiuto regista. Ma sì, quando io ho cominciato questo lavoro, in realtà entrare nel mondo del cinema era quasi impossibile, nel senso che c'erano tutti i figli degli attori o dei registi di quell'epoca, che ma giustamente anche, io non neanche mi scandalizzo su questo, perché poi molti sono diventati dei registi molto bravi peraltro, però era veramente una strada ostruita, era molto difficile passare. C'era uno spazio, secondo me, aperto invece, che era la pubblicità, all'epoca erano ancora i caroselli all'inizio, cioè la fase finale dei caroselli, dove in realtà invece venivi vissuto un po' come la prostituta, quella che faceva il regista, sì, vabbè, però per vendere le robe, no? Che nel momento in cui son passato dalla pubblicità a fare il cinema, quelli che facevano il cinema dicevano, vabbè, ma quello viene dalla pubblicità. No, quindi c'è stato sempre, e poi quando dal cinema sono passato al teatro, c'erano quelli che dicevano, ma quello viene dal cinema. Cioè è un continuo, no? Il pregiudizio in realtà è una cosa terribile, perché si costruisce sempre qualcosa, e in questo momento, secondo me, guarda, la storia israelo-palestinese è stata trattata in questi giorni come un derby Roma-Lazio, cioè non viene vissuta come una tragedia che riguarda la vita di un sacco di persone, perché ci sono i pregiudizi. La prima cosa, secondo me, da distruggere sono proprio i pregiudizi, cioè ogni volta, qualche volta li ho praticati anch'io e poi mi sono dovuto sempre pentire, perché a volte ci si fa delle idee, delle persone o delle cose, poi vai a verificare, ma perché te la sei fatta? Allora lì c'è da lavorare, secondo me. Io feci molta fatica all'epoca, poi mi ricordo che gli registi che in realtà mi giudicavano in quel modo, quando poi capirono che la pubblicità era una cosa non solo divertente, ma ci si guadagnava pure, vendero tutti quanti a frotte. Quindi voglio dire, il mondo è fantastico, perché c'è sempre qualcuno che deve entrare, tra l'altro i social in questo momento fanno proprio questo lavoro, cioè basta buttare una mollica di pane e ci si avventano tutti come le carpe dentro i fiumi. Quindi, cioè, ormai è una roba da cui bisogna difendersi, ma la miglior difesa, ripeto, è sempre quella di essere trasparenti e praticare la verità e andare sul proprio percorso. Io penso che da quel punto di vista non ci sono altre indicazioni da fare. È una cosa buffa, però, è che tu hai esordito da bambino, e di solito gli attori bambini sono tutti figli dei registi, tutti figli di attori. Tu invece sei stato scelto da Luchino Visconti a una recita scolastica, quindi meritocrazia sin dall'inizio. Questa è una cosa significativa. L'unico attore bambino che non aveva parenti nel mondo del cinema.
Alessandro, due figlie che fanno in qualche modo, stanno seguendo in qualche modo le sue orme, e la cosa che mi ha colpito è che Alessandro non ne parla mai, quindi io non ci sarebbe stato niente di male a dire: Arnà, senti, c'è mia figlia che ha fatto un corto, lo resta, no, sarebbe stato niente. Beata, che sta laggiù, siccome ovviamente noi le figlie di Alessandro dopo 15 anni insieme l'abbiamo vista crescere, quindi le conosciamo, ce l'abbiamo amiche su Facebook, abbiamo visto che Carolina ha fatto un cortometraggio bellissimo e quindi l'abbiamo chiamata in concorso quest'anno. Però volevo sottolineare questa cosa perché è veramente rara, che noi abbiamo chiamato Carolina, Alessandro non sapeva nulla, poi sei stato contento, però neanche ci aveva detto che Carolina, ma anche così in amicizia, no? A cena, ma sai, non sai che anche Carolina, no, niente, zero. Ma fortunatamente solo una c'è cascata, l'altra si è salvata per il momento. Però quando lei ha deciso di fare questa cosa, gli ho detto: va bene, guarda, vai tranquilla, fai questa scelta, è tua, cammina con le tue gambe, non contare su di me, già porterai la croce di avere il mio cognome, quindi tutti penseranno il contrario, invece il pregiudizio solido, quindi parti già pronta per difenderti dai pregiudizi. Credo che se lei avrà talento e tenacia nel fare il suo lavoro ci riuscirà, altrimenti ci sono tanti altri lavori da fare. Intanto vi invito, perché sabato prossimo ci sarà un'altra da Latri con il suo corto di esordio, e che vedremo appunto nel corso della serata finale. E io sono molto contento di avere questo corto, perché è veramente bello, e volevo però, ci tenevo a sottolineare questa cosa, che Alessandro, nonostante la grande amicizia che abbiamo, l'amicizia con il festival, non ce l'aveva neanche detto così di sfuggita che aveva fatto un corto, e noi l'abbiamo messo in concorso e poi gliel'abbiamo detto: cioè, sai che c'è Carolina? Allora, grazie ancora a Alessandro Dalatri. Allora vogliamo ringraziarti con il nostro souvenir abituale, che Beata appunto, che ha scovato il corto di Carolina, Beata consegna ad Alessandro. Alessandro Dalatri, non abbiamo detto della nuova fiction, tra l'altro, ecco, perché nonostante le difficoltà, comunque la meritocrazia paga, perché dopo il successo di Ricciardi non farai Ricciardi 2, ma stai facendo un'altra fiction con Alessandro Gassman. Sto facendo una fiction che è completamente diversa da quelle che ho fatto come progetti, ecco, sempre il discorso di fare un prototipi. Si chiama Un professore, quando me l'hanno proposta, è un prodotto, diciamo, più, come dire, più facile, no? Dal punto di vista proprio dell'esercizio cinema. Ma la cosa che mi ha affascinato molto e mi piaceva è Un professore di filosofia. Sono 12 episodi, ogni episodio è intitolato a un filosofo, non in maniera diciamo cronologica, e l'idea di portare in prima serata in Italia, su Rai 1, il tema della filosofia, che è un po', come tu sai, io quanto amo la poesia, si è vista in questo film, per me la poesia e la filosofia sono due elementi che andrebbero praticati molto più intensamente di quanto vengono praticati nella nostra scuola, e quindi l'idea di far diventare, di secolarizzare, ecco, diciamo così, in maniera molto di intrattenimento, perché poi non è che è un documentario sulla filosofia, succede di tutto, chiaramente ci sono relazioni interpersonali, ma la cosa bella è uno stimolo alla riflessione. I filosofi fanno questo da qualche migliaio di anni, e devo dire che quando si vanno a rileggere non tradiscono mai, perché dicono sempre la stessa cosa e molto spesso hanno ragione. Quindi è un bel progetto, finisco le riprese venerdì prossimo e poi mi chiuderò in post-produzione a ottobre con la riapertura delle scuole, perché essendo un professore si parla di scuole, riapriremo una scuola che con fatica, durante il Covid, eravamo l'unica scuola che faceva lavoro in presenza, e devo dire è stata un'esperienza bellissima, perché i ragazzi, c'è una classe di 20 ragazzi straordinari, mi hanno detto: Alessandro, non solo ci piace lavorare in questo film, perché poi sono tutti chiaramente adolescenti, ma soprattutto ha riempito quel buco che le scuole chiuse ci avevano creato. Quindi c'è stato anche un bellissimo esercizio di pratica della scuola. Ci vediamo a ottobre. Buona serata. A questo proposito, tra l'altro, sempre coerentemente con quello che diciamo prima, io ho scoperto due giorni fa che c'è un'attrice ternana che io non sapevo, che è in sala, Cecilia Di Giuli, che è un'attrice ternana bravissima, io non ne sapevo nulla, l'ho scoperto due giorni fa, mi ha detto: sai, vengo al festival, mi ha detto che viene Alessandro Dalatri, e anche in questo caso e l'abbiamo scoperto. Bravissima,
ruolo, diciamo, non enorme, ma è la qualità, non la quantità, per cui la ringrazio pubblicamente per la sua generosità. Io voglio forse a questo punto raccontare al volo un aneddoto. Forse mi devo mettere dall'altra parte, vero? No, no, addirittura non so. Praticamente niente, faccio un provino per una parte che doveva essere la professoressa di inglese e poi mi chiamano e mi dicono no, farai l'estetista. Ho detto, ma chissà che mando io come messaggio al mondo se mi presento con una cosa e poi divento altro. E lui fa, ma no, tu non hai capito che parte che è questa, sarà bellissima. E infatti c'era questo ragazzino che poi mi assomigliava anche un po' con questa faccetta a punta, tipo la mia, un ricettino, e che fa la parte di questo bambino un po' depresso, e abbiamo questo contatto a un certo punto dove ci abbracciamo, e vabbè, insomma, toccante, uno inizia a piangere, tipo, no? Però a un certo punto iniziamo davvero, perché lui non mi si stacca, e mi fa, è un anno che non abbracciavo nessuno così, quindi iniziamo a piangere per davvero, arriva lui e fa, vabbè dai, ma che sta a piangere per davvero? Noi, sì, disperati. È stata una roba bellissima. Grazie, un amore. Vabbè. Allora, a ottobre, quando ci lo vedremo, professore? In autunno, poi i palinsesti, sai come sono, sono liquidi, però la RAI dice che in autunno uscirà la serie. In autunno un professore e poi presto, ovviamente, ti aspettiamo sempre anche al FESA. Grazie tantissimo, Alessandro D'Alatri. Allora, io ringrazio ancora anche il Vescovo Padre Giuseppe Francescano, che con lui ovviamente il nostro focus francescano negli ultimi 7 anni ha assunto un significato ancora maggiore. Questo focus è stato molto lungo, come è stato molto lungo il festival. Quest'anno anziché 9 giorni, il festival dura 7 mesi, il focus lo abbiamo aperto a novembre, poi è continuato con un convegno dedicato ai protomartiri francescani. Oggi vediamo un corto, anche qui io intanto vorrei chiamare anche il protagonista del corto, Riccardo Lonelli, attore ternano, anche lui orgoglio della nostra città, che tra l'altro da ragazzini hanno recitato con Cecilia. Allora, questo è un corto molto significativo perché nasce ancora una volta da questa emergenza sanitaria e ancora una volta la crisi che diventa opportunità. Perché noi dovevamo fare uno spettacolo teatrale, dovevamo farlo appunto a novembre all'interno di una chiesa per celebrare appunto questo centenario anche dei protomartiri francescani e anche della presenza di Francesco nel territorio ternano che stiamo celebrando in questi anni, perché ecco, è venuto a Terni diverse volte, l'ultima volta nel 1218, quindi abbiamo iniziato 3 anni fa a celebrare questo anniversario. E quindi si varia in questo spettacolo del suo passaggio sul lago di Piediluco, si varia dei protomartiri francescani e altro. Ovviamente una settimana prima che noi andassimo in scena con il festival, come sapete, hanno chiuso cinema e teatri. Allora non si poteva più, abbiamo fatto ovviamente gli incontri online, i film online, ma il teatro online non lo potevamo fare. Allora ci è venuta un'idea. Non possiamo fare, io memore della Cavani che disse che lei doveva fare il primo film, doveva essere uno spettacolo televisivo, e lei disse no, non me vado a fare lo spettacolo in televisione, datemi con quel budget ci facciamo un film, e fece il primo Francesco della Cavani col budget che la RAI aveva messo per una serata televisiva. Allora ho detto, beh, col budget che era bassissimo ovviamente, tipo 300 euro, col budget dello spettacolo teatrale ci facciamo un corto. Adesso cedo la parola a Riccardo, perché Riccardo è stato poi anche oltre il protagonista anche il produttore di questo corto, perché poi lui ha chiamato i registi eccetera, quindi gli cedo la parola per presentare questo corto che non è lo spettacolo, è una piccola parte dello spettacolo, quindi sono 2 episodi che vedrete anche nello spettacolo teatrale, che sono appunto il passaggio di Francesco sul lago di Piediluco e la cauterizzazione, l'operazione chirurgica che Francesco ha subito agli occhi. Un'altra opportunità è che poi appunto lo spettacolo poi lo faremo meglio di come doveva essere, perché, e non dico tutto, lo lascio dire a Riccardo. Grazie, buonasera a tutti. Questo palco ha la sindrome dell'arretramento, perché piano piano andiamo sempre più dietro e scompariamo, andiamo un po' più avanti.
Allora, grazie Arnaldo, grazie Stefania, grazie agli ospiti, grazie Alessandro che ti saluto, grazie Cecilia che ci siamo incontrati da dopo 20 anni al caos, un pochino di sere fa. E questo appunto, dai momenti di crisi nascono a volte le cose più interessanti, perché quando, no, un po' come il cinema italiano del dopoguerra, in momenti di grande difficoltà, poi dopo è lì che l'ingegno va avanti e in cui si può parlare anche di temi di un certo livello. Arnaldo ha già detto abbastanza del testo, che è un testo scritto da lui 11 anni fa, nel 2010, che mettemmo in scena per la prima volta, caldo era il testo, facemmo una versione non totale dell'opera perché sono tanti racconti che affrontano, basato sulle fonti francescane, ovviamente, ma sui ricordi dei compagni, ma non fedele dal punto di vista del linguaggio, che è molto contemporaneo e molto diretto, a volte anche un po' troppo, però va bene, è comunque un'opera artistica e secondo me ci sta. Abbiamo scelto di mettere in scena a quel punto una parte di questo suo testo, che appunto affronta tanti momenti della vita di San Francesco, e visto che non potevamo fare lo spettacolo dal vivo, abbiamo deciso di farci un film. Nello spettacolo teatrale che io avrei messo in scena, io avrei fatto tutti i personaggi: Francesco, Leone, i vari frati, il cardinale, il diavolo, eccetera, eccetera. Nel film abbiamo detto, cavolo, forse questa è un'occasione per poter rendere tutto questo che di solito facevo alleggio, dicendomi una cosa, rispondendomi con ritmi forsennati da infarto, forse col cinema, col mezzo del campo e del controcampo, riusciamo a risolvere. Credo sia venuta un'operazione molto interessante. L'abbiamo girata il giorno della morte di Gigi Proietti, e credo che il 2 novembre, è stato un caso, io mi sveglio la mattina prestissimo, pronti per andare a Piediluco a girare, e vedendo su Google leggo la notizia della morte di Proietti, che già si sapeva dalla sera prima. Quindi magari chissà, lui dalla sua grandezza, io ci ho lavorato, ho avuto il piacere di lavorarci, ci ha dato una mano anche in questa realizzazione. E oggi ce l'abbiamo in prima fila, tra l'altro, ecco, ciao Gigi. E quindi è stata un'operazione assolutamente, secondo me, unica nel suo genere, un'operazione di questo tipo. Ora sta a voi giudicare, ovviamente è monca di una cosa che sarebbe il grande attore che invece vedrete domani sera, se ci vorrete raggiungere a Santa Maria delle Grazie alle ore 19:45, che è un attore che ha accettato, che aveva già fatto una prima versione del Giullare di Assisi, sempre nel 2010, Ci siamo incontrati io e lui in passato in altre circostanze, ma non abbiamo mai lavorato insieme. Domani avrò questo onore di lavorare con lui. Abbiamo fatto Un passo dal cielo, e lui è, hai spoilerato tutto, Francesco Salvi, al quale farei un applauso, che adesso mi vedi e mi dici com'è. Vieni su. Vieni dopo, allora lo facciamo venire. Così mi massacri dopo. Va bene, non diciamo più altro perché già stiamo... Va bene. Grazie a tutti, buona visione. Frate Foco e Frate Lago. Grazie. Piediluco, 21 dicembre 1223. Francesco d'Assisi ha bisogno di attraversare il lago per recarsi a Greccio. Mancano pochi giorni a Natale. All these accidents that happen, followed that coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel.
Fratello? Fratello Barcarolo? Scusami un attimo. Senti, mi porteresti dall'altra parte? Devo essere a Greccio per Natale. I Gallis Gay? I soldi? Certo che ce l'ho, ti pago bene. Ah sì? E quanto me paghi? Una preghiera e due benedizioni. Guarda che una benedizione te la paga anticipata, sa? In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Qui l'andra allo termine del lavoro. E quello là, che ha da salire con te? Questo uccellino che ho sulla spalla, dici? Se è possibile, sì. Me l'ha donato un fratello che ho incontrato lungo la strada. Va bene, dai, saltate su. Grazie, fratello Barcarolo, che Dio ti benedica. Opla! E adesso, Barcarolo, punta la poppa a prua e prua la poppa a punta, punta la prua a poppa e poppa la punta a pa! Cosa che? Non hai capito, devo ripetere? No, no, amico, capio, ti sei tutto matto. Ma ti per caso non sarai mica Francesco d'Assisi? Così dicono. Orca loca, ti sei famoso! Non ti ho visto mai, ma ho sentito tanto parlare di te. Erano giorni che si diceva che ti saresti passato qui per andare al tuo eremo a Grecio. Mio? Io non c'ho assolutamente niente del mio. Anzi, visto che hai detto così, mi sa che non ci torno per niente in quell'eremo. Ma pensa a te, ci l'avrebbe mai detto che mi sarei capitato di dare un passaggio a un santo. Giusto un santo, figuriamoci. No, non dar retta alla gente. La verità è che io non ho manco deciso quello che devo fare della vita mia. Ancora non hai deciso? Non è che ti sei proprio un tosatelo. Oh, mi riporto male, ma c'ho solo 40 anni. Sta? Solo? E a ti te pare un pochi? A voglia, cresce. Quando si smette di crescere, si comincia ad invecchiare. Quindi, per non invecchiare mai, bisogna crescere fino alla morte. Ma scusa, ti non sei una specie di prete, di monaco? Quale prete? Quale monaco? Vabbè. Anzi, può essere pure che un giorno o l'altro mi sposo. Ah, guarda, se cerchi una moglie, ti sei nel posto giusto. Che sono tante di quelle belle tose. E che non l'ho viste? Me pozzino le gambe. Anzi, tra l'altro, sto già un bel pezzo avanti da quel punto di vista. Oh, fratellino mio uccelletto, adesso vai, vola libero nel cielo, su! Che fai, fratellino mio? Le hai prese per un nido le mie mani? Su, vola via, libero, vai, vai! Ma che c'è? Sembra spaventato. Pensa paura dei demoni. Quali demoni? Se dice che sei il diavolo su quella montagna. Il diavolo su quella montagna? Ti può anche sentire la sua voce. Davvero? Sicuro? Se ti gridi forte in quella direzione, ta risponde. Le risponde. Ferma un po', ferma un momento la barca. C'è qualcuno? Chi sei? Ci credi adesso? Buono, buono, buono. A chi pensi di far paura, eh? Scimmia di Dio! Che vuoi? Ah, mi dispiace per te, ma non ci avrai mai! Dio è più forte! No, no! Dio è più forte! E io sono il suo araldo, Francesco!
Hai visto, fratellino mio? Se n'è andato. Adesso puoi volartene via tranquillo. Vai! Ma guarda un po' quante ne godo a vedere avanti di morire. Oh, signor Francesco, siamo giunti all'altra riva. Va là? Che sei un pescaor che ti aspetta, a me pare. Eh sì, mi pare pure a me. Oh, aspetta, aspetta! Ti te ne va senza pagare? Ah, oh, c'hai ragione, scusami. Il Signore ti benedica e ti dia pace, mostri a te il suo volto e ti dia la sua benedizione. In nome di Padre, et Fili e Spiritus Sancti. Amen. E buon Natale, eh? Frate Francesco, benvenuto! Ti ho portato un bel pesciozzo appena pescato! Opla. Guarda! Ma che bello! E che è? Un carbonaretto? Ma no, che carbonaretto! È una tinca! Tinca? Ma che è? Se venga a Piedi Luco voglio bagnare un carbonaretto, scusa! Non è la vostra specialità? Oh sì, ma di carbonaretti se ne pescano sempre di meno, purtroppo! Il carbonaretto è un pesce piccolo piccolo che si cuoce direttamente sulla fiamma delle saraminti finché la pelle non diventa nera come il tizzo di un carbone. Oh, fuori sembra bruciato, ma invece dentro è delizioso. E che sono le saraminti? Sono i tralci delle viti, ti danno un profumo unico. È quello il nostro segreto. Oh, ma non lo raccontare in giro, che sennò ci rubano la ricetta. No, ci mancherebbe. Ma quando venga a Piedi Luco la prossima volta però voglio assaggiare il carbonaretto, eh? Promesso! Ah, che bello! Vediamo un po' invece questo qua. Buono, buono pesciolone, non aver paura. Con questo bel pesciolone che ci facciamo invece, eh? Questo è buono con i piselli. Hai sentito, pesciolone? Tu sei buono con i piselli. Vuoi finire in un bel piatto a fare compagnia ai piselli? Dottor Francesco, abbia pietà! Ma a te pare che grande e grosso come sei te devi far fregare così? Ma dico io, non si fa pescare il carbonaretto, che furbo nero e piccoletto? E ti fai pescare tu, fratello pesciolone? Allora sei proprio grande, grosso e... Che umiliazione! Dimmi un po', vorresti tornare in acqua? Eh? Se fosse possibile, magari... Vabbè, va. Per oggi digiuno. Ti ributto in acqua. Grazie, buon uomo. Ma ti ci ributto solo a un patto? Mi dica. Che non te fai pesca più come un cretino. D'accordo? Farò il possibile, dottore. E se no la prossima volta finisci nel piatto con i piselli, eh? No, con i piselli no, per pietà. Sono allergico. E allora svegliate, fratello mio, svegliate. Vai! Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Fonte Colombo, autunno 1225. Francesco è quasi completamente cieco ed è ricoverato nell'infermeria di un eremo in attesa del medico. Ciao Francesco, sono Leone! Leone! Oh, sono quasi cieco, ma mica sono sordo, te sento, eh? Ah, meno male. Come stai? Seduto. Fai lo spiritoso, eh? Vero che la malattia non ti ha fiaccato lo spirito. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena m'è diletto. Oh, il dottore sta arrivando per operarti agli occhi. Un fuoco è quasi pronto. Non vedo l'ora. Anzi, non vedo proprio niente. Senti, lo saccio che non tieni voglia di fare st'operazione, ma è l'ultima speranza che c'è rimasta, eh? La speranza è sempre l'ultima a morire. È inguaribilmente ritardataria. Il cardinale Ugolino ha insistito tanto perché venissi a operarti qui. Ci serve in salute, eh? Ya! Yeah. Oh, eccolo, sta arrivando!
Buongiorno, padre. Oh, perché mi chiami padre? Uno solo è il padre, quello che ha creato cielo e terra. Ma scusami, signor Francesco. No, non chiamarmi signore, perché uno solo è il signore, quello che regna nei cieli. Ti chiedo ancora perdono, maestro. Nemmeno maestro. L'unico titolo che accetto è quello di fratello. Vada per il fratello, allora. E tu, eminente dottore, come ti chiami? Don Giovanni. Senti, ti dispiace però se ti chiamo solo Giovanni? Perché? Perché solo Dio è buono. Ah, certo, certo, certo. Senti un po', userai qualche attrezzo, suppongo. Sì, pratico, sì. Ma certo, stai tranquillo. Dunque, ora ti mostro che cosa andiamo a fare. Li feti questi ferri? No. Meglio così. Dunque, il problema è tutto in quel tuo umore ributtante. Allora io disinfetterò questi ferri, facendoli diventare roventi, in modo che tu possa vedere un po' meglio di prima. Un po' meglio di ora. E come intenzione di fare per disinfettarmi? Adopri la mucchina? A mucche? Ah, niente, niente. Ogni tanto faccio sogni strani. Non ci facessi caso. Niente. Prenderò questi ferri roventi e poi praticherò una cauterizzazione da qui sotto l'orecchio fino sopra il sopracciglio. Vedi? No! Ottimo! In questo modo asciugheremo le secrezioni e tutta la tua infezione sarà bruciata, asciugata e disinfettata. Farà male? Beh, male... non si... pochetto. Vabbè, ad ogni modo, se tu vuoi tornare a vedere, un pochettino ti toccherà soffrire. No, no, per carità, io mica scappo, sto qua. Oh, ma l'hai messi a scalare sti ferri? Sì, 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 sono quasi pronti. Oh, e allora avanti, perché il ferro va battuto finché è callo. Senti, Franci, io vado un attimo nella tua cella perché devo fare una cosa. Dov'è che vai? Nella tua cella, sì. Mia, ancora? Io non possiedo niente, come te lo devo spiegare? Sì, scusa, volevo dire nella cella comune. Oh, ecco, così va meglio. Niente, siccome nella cella comune c'è un po' che trambusta, la vado a riordinare. Ah, ecco. E quindi tu vai... a riordinare la cella, sì, sì. Ah, certo, grandi pulizie, immagino. Chi è che fai? Innaffi i sassi? Sporveri la paglia? Dai da mangiare i topi? E frate Pacifico dove sta? Non doveva sta qui con te? Niente, teneva un affare da sbrigare. Pure lui. Aleo, ma dimmi un po', non è che vi state a caga sotto al posto mio? A caga sotto? Ma no, ma che vai a pensare, Francino? No. Sì, sì, vai, vai. Vai a riordinare la cella. Coniglio! Eccoci qua, siamo pronti, belli caldi. È ben caldo? Rovente. Mi raccomando, che la carne al sangue non mi piace. Ammiro la tua capacità di scherzare in un momento che sei delicato. Vabbè. Senti, Giova, scusami. Prima che mi abbrustolisci, ti vorrei chiedere un favore. Quello che desideri, se posso. Puoi lasciarmi un momentino a tu per tu con il fuoco? Prego. Vorrei parlarci un momentino in privato. Con chi? Coi ferri roventi. Ti dispiace? No, no, d'accordo. Ti lascio qui. Grazie. Fratello mio, fuocherello caro, nobile e utile tra tutte le creature, tu lo sai che io t'ho sempre voluto bene. In vita mia non ho mai spento una candela, una lampada, un caminetto. E ti ricordi quando ti sei appiccato alla mia tonaca? E al frate che è corso a salvarmi gli ho detto: non fa male a fratello fuoco! Oh, alla fine t'hanno spento contro la mia volontà, sa? Se era per me, ma avevi il cappello che è cauterizzato tutto da un bel pezzo. E quando si è incendiata la cella? Io mica l'ho aiutato, frate Ginevra, a spegnere l'incendio, sa?
Anzi, me ne sono andato con una coperta sulle spalle e mi sono pure sentito in colpa perché non te l'ho fatta divorare quella coperta. E il cantico? Il cantico te lo ricordi? Laudato sì, mi signore, per frate Focu, per lo quale n'allumini la notte, ed ello è bello, ed iocundo, ed robustoso, ed forte. T'era piaciuta, no, sta poesia? Mi dicono che l'hai apprezzata tanto. Ecco, adesso ti chiederei se fosse possibile di ricambiarmi la cortesia. Che dici? Te prego, non mi fa troppo male. Aiutami a sopportare il dolore. Non mi fa fa brutta figura davanti al medico e davanti ai frati. Che già se stanno a cagà sotto dalla paura. Se mi vedono che scoppia a piagne, me ci morono. Va bene? Affare fatto. T'ho fatto pure l'occhiolino. Con quello che mi c'è rimasto dell'occhio, non è una cosa da poco. Giovanni, vieni. Eccomi! Possiamo procedere? Sì, certo. Sicuro? Possino ce gambe. Allora, vado? Vadi! Allora, com'è andata? Come stai? E come devo stare? Sto bene. Ovvero? Non hai sofferto? Ma che sofferto, uomo di poca fede! Sto bene, non ho sentito niente! Ma proprio... proprio niente. Anzi, Giova, se ancora non so cotto bene, dammene una ripassata, va? Era una battuta. Cioè tipo come fosse una salsiccia di poverello ai ferri? Yeah, facimmi sta grigliata francescana. Non hai manco colto la citazione da San Lorenzo. E si pure prete. Capra! E io che pensavo di essere leona pecurelle di Dio, invece... E invece no. Beh. Vabbè, mo basta, eh? Adesso quello che ci vuole... è soltanto un po' di buona musica. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede, retta speranza, certa carità perfetta. Non faccio tutta la storia, ma poi chi è interessato a queste cose, lunedì avremo anche un incontro con Liliana Cavani e Marco Bartoli, che è un illustre francescanista, in cui parleremo anche di queste cose. Insomma, sono le fonti più vicine a Francesco. La battuta sul fuoco, il dialogo con il fuoco, è tutto assolutamente tratto dalle fonti, non c'era praticamente nulla di inventato. Approfitto per salutare ancora Cecilia Di Giuli, che è stata la prima a interpretare questo testo, tra l'altro, in uno spettacolo andato in scena al Piediluco Festival nel 2013, in cui Cecilia faceva
un San Francesco donna, niente meno, era ancora più straniante. Quindi grazie anche a Cecilia. Riccardo. Grazie, non aggiungo altro se non ringraziare le persone che hanno reso possibile il film, a partire da Filippo Lupini che avrebbe voluto essere qui oggi ma è a Venezia perché per fortuna sta lavorando a Geo & Geo, un giovane regista che ti fa riconoscere Alessandro perché è veramente veramente in gamba, ha 21 anni ma ha una lucidità mentale, una capacità di trovare le cose, inventarsi, è creativo, è pulito. E questa secondo me è un'ottima cosa. E si trova a Venezia perché sta girando un documentario per Geo, quindi già lavora per Geo a questa giovanissima età. Poi ringrazio Maria Luna Cipolla che ha in un caso composto, in altro eseguito le musiche che avete sentito nel cortometraggio. Ringrazio Luca Mannaioli, ringrazio Filippo Titta, Michael Baiocco, che non so se oggi sono venuti qua, però li avevamo invitati. Ringrazio Beata Conesca, ringrazio ovviamente il mio compare Arnaldo, ottimo pesce, e ringrazio Romana Sciarretta, segretaria di produzione. Penso di non aver dimenticato qualcuno, e grazie a tutti. E vorrei chiamare sul palco la persona che domani renderà questo spettacolo più completo, perché avremo due racconti in più, lo ripeto, a Santa Maria delle Grazie, sul Sagrato della Chiesa, domani sera alle 19.45. L'ingresso è gratuito, ma sarebbe gradita la prenotazione a segreteria@istes.it. Francesco Salvi. Volevo dire che tra le poche parole non attribuibili a San Francesco c'è punta la poppa a prua e prua la poppa a punta. E quel gioco che è tratto dal film diretto e interpretato da Francesco Salvi, Vogliamoci troppo bene, a proposito di amore. Non mi aspettavo che mi chiamaste, se no mi pettinavo. No, il fatto è, complimenti per il film, quel pesce è bellissimo. Veramente una bella trovata con la testa indietro, bello, molto villaggiano. No, dicevo prima, ho visto Alessandro, devo dire che sono venuto qui con la speranza che ci fosse, perché volevo conoscerti. E infatti ci rimane. Domani sera faremo questa cosa, ma come ho detto a Leonardo Richelli, come si chiama, chi è questo? Io preferisco, cioè sono venuto a patto che non si facessero prove. È impressionante questa roba qui perché c'è Polanski che mi guarda con intenzione e sono, sembrano veri. E quello lì chi è? De Niro? Ah sì, De Niro. No, temevo che fosse un altro. Dico, ditemi che ha messo quello lì, non ha messo me. Si è messo quello lì, colmo, dietro la Magnani. Per fortuna invece è De Niro. Domani sarà una roba improvvisata che Leonelli non voleva, infatti mi ha mandato il testo e ha detto non mi interessa, lo vediamo domani, tanto si tratta di leggere, non è che da imparare, anche perché già lo fermo con il poliziotto, che c'era uno che fa l'attore ma anche poliziotto e voleva arrestarmi durante già la cosa, sarà molto divertente, non lo lascio parlare, il pesce non parla. Voleva arrestarti anche perché è un poliziotto in incognito e tu l'hai detto davanti a tutti. L'ho sputanato così. Beh dai, poliziotto non è ancora pericoloso. Pericoloso di sotto sono loro, col verso di lui. Non è più un segreto. Che... Sì, ma lo sanno tutti. Ma a lui, io non mi ricordo come si chiama, a lui non c'è uno che fa poliziotto e suona. E dico, ma tu o fai poliziotto o suoni? Perché la chitarra suona la chitarra, male, malissimo. No, meno male. Lui le suona. Sappi che il giorno dopo alcuni spacciatori gli hanno chiamato e gli hanno detto, ah, sei un poliziotto. Portami quella buona, visto che lui ha le mani in pasta. No, il fatto è che domani sarà più divertente. A me piace San Francesco, cioè questo è divertente perché i testi sono molto belli, poi lui, tu sei molto bravo, ma domani sarà più divertente perché ci sarà improvvisazione, che secondo me è la base poi del divertimento. Si sbaglierà, si spera di sbagliare, per questo non si fanno prove, perché lo sbaglio è quello che dà vita. L'autore poi dopo... No, l'autore deriva dall'auto, l'auto deriva da compenso. I soldi non ce n'è, quindi no, il fatto invece bello e divertente è che ci sarà questa cosa qui con Riccardo, forse qualcun altro, o sei solo tu che fai varie parti, Maria Luna Cipolla che si sbuccia un po' per volta e con le lacrime agli occhi canterà. No, volevo ricordare, siccome qui abbiamo voluto riunire tante eccellenze anche del territorio a livello paesaggistico, Piedilugo, domani Santa Maria delle Grazie che è stata appena ristrutturata, Riccardo che è ternano, Maria Luna ternana, candidata al Davide Donatello per il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores. Ci tengo a ricordare questa cosa perché insomma è un personaggio, anche lei è un orgoglio del nostro territorio. No, volevo chiudere ringraziando tutti per la...
Sì, no, ma perché sempre ho visto che se vieni qui siamo al buio quasi, cioè ci facciamo ombra l'uno con l'altro, frate sole e sorella luna. No, grazie di questo invito, io vengo sempre volentieri, devo dire che sono molto impegnato in questo periodo, non dico dove, sarebbe una battutaccia, a Monte di Pietà, d'accordo? Perché bisogna, come diceva prima Alessandro, vivere e pagare il fatto di essere, non dico onesti nel mio caso, nessuno senz'altro, ma almeno cercare di fare le cose bene e con le produzioni che girano attualmente sia in Rai, ma dico solo in, ma neanche in Rai, insomma, le produzioni, molte delle quali cattoliche, fintamente cattoliche, ho chiesto, adesso qui mi sputtano totalmente, avevo chiesto all'uomo del Vaticano di interessarsi, già che sei nel centro nevralgico, visto che lui è superiore al Papa, perché il Papa dorme al secondo piano e lui al terzo, e volendo può sputare giù, quindi non lo farebbe mai nessuno di noi, però dico, come osi stare sopra a Francesco, che è il nostro idolo, anche quanto Francesco. Gli chiedevo se era vero che il Cardinal Bertone aveva dato una cifra enorme a una produzione, di cui non faccio il nome, comunque la Lux, e la quale, in tutta risposta, in una serie, non è, non, è tutto vero, non dovrei dirlo, che già vedo che non c'è più nessuno, c'è soltanto Spielberg, vabbè, che produzione che in una serie di grande successo, nel quale casualmente c'ero anch'io e anche lui, forse proprio quell'anno lì, aveva chiesto agli attori di dare indietro dei soldi, perché non ce le faceva con i soldi, e proprio dopo questo aiuto da parte di Bertone, mi riferisco a Bertone, quello che disegna le macchine, che ha fatto tante Alfa, sia le sigarette che le macchine e anche Ferrari. Per cui dico, la povertà che vedo in questo festival, che è povertà nel senso di scelta, di purezza, di pulizia, per me la povertà è quella, non la mancanza di soldi. La mancanza di soldi è miseria, è grave, ma c'è molta gente che al di là del fatto che possa avere o non avere soldi o agio di vita, vive con il minimo, con l'indispensabile, perché non per fare... mostra di sé o farsene vanto, ma perché le cose pulite sono semplici, non serve. Tu dipingi, basta un pannello e i colori, non è che devi farti dare qui a Terni c'è una quantità di statue oscene, ma come fate a stare in giro? Io chiudo prima che mi chiudano, perché quando vado al ristorante vedo spesso dei quadri osceni, dei veri Teomundo Scrofalo, che sono delle cose, insieme l'ha dipinto mia figlia, la faccia smettere finché è piccola, si vedono di quelle cose e nessuno è infastidito. Dico, ma se entri in una pizzeria o in una discoteca e la musica è stonata, dici, per piacere, c'è un errore, no? Invece per il quadro no, per la statua no. Statue che vedo in giro, a cui confronto il premio dato dal Festival di Terni, quella roba finto oro con un braccio a sinistra e due a destra, è bellissimo, no, è bello, quello è un grande stile. L'angelo lo uso come portagioielli, metto solo quelli matti, perché quelli veri non li abbiamo, li abbiamo impegnati, e quindi apprezzo moltissimo. È vero quello che ha detto Alessandro, che questo è un festival fra i pochi dove si può dire quello che si pensa, perché abbiamo la dispensa papale. Allora niente, ci vediamo senz'altro domani, grazie dell'invito. E adesso ricostruite voi la legalità dopo il passaggio. Senza prove. Senza prove. Ah, senza prove, no, mai senza. Grazie a tutti, grazie. Allora, grazie a Francesco anche per l'apprezzamento nei confronti dell'angelo di Fernando Dominioni, artista anche lui ternano, che sarà molto felice di questi complimenti. Allora, doveva essere con noi sul palco adesso Christoph Zanussi per presentare questo film. Oggi chiudiamo, dicevamo, anche le celebrazioni valentiniane di quest'anno, un anno particolare. Padre Giuseppe, non so se vuole tornare a dire qualche parola, non so se vuole bacchettarci per il corto. Allora, dicevo, adesso aspettavamo Christoph Zanussi per presentare Da un paese lontano, che è il primo film su Giovanni Paolo II, girato da Zanussi nel 1981, lo stesso anno in cui il Papa venne a Terni in visita alla città e all'acciaieria, ma anche lo stesso anno, tra l'altro, come sapete, dell'attentato che si è celebrato la memoria proprio qualche giorno fa. E quindi non c'era modo migliore di chiudere anche questi eventi valentiniani dedicati a cinema e lavoro. Ora so che Zanussi dovrebbe essere arrivato, solo che siccome viene dalla Polonia e deve ripartire
lunedì per la Polonia, so che doveva passare a fare il tampone per forza, perché altrimenti domani, che è domenica, poi non sarebbe stato possibile. Quindi io non so, adesso non c'ho l'orologio, ma siccome abbiamo appunto a causa del coprifuoco una certa tempistica, temo che con Zanussi ne parleremo domani, perché penso che non facciamo in tempo, a meno che adesso proprio non si palesa improvvisamente. Credo che siano ormai le 8, quindi credo che c'è. Come? E allora dobbiamo partire con il film. Il film dura più di 2 ore, quindi se vogliamo vederlo e non bloccarlo a metà, bisogna per forza di cose far partire la proiezione, perché appunto, come sapete, alle 23 c'è il coprifuoco, quindi le proiezioni qui si concludono al massimo alle 22.30, che è una buona notizia per i nostri spettatori che in passato erano costretti a restare fino a mezzanotte. Quindi io non so, adesso non ho aggiornamenti su dove sia Zanussi, però credo che a questo punto ci conviene appunto far partire la proiezione del film. Domani comunque Zanussi sarà con noi appunto a Santa Maria delle Grazie, quindi potremo comunque parlare con lui, sarà un pomeriggio molto intenso e molto francescano. Padre Giuseppe, io appunto dicevo, non so se c'è anche da bacchettarci un po' sul corto, e se vuole appunto dire qualche parola anche su questi eventi dedicati proprio al lavoro, San Valentino e il lavoro. Appunto oggi abbiamo avuto un film sul lavoro, La febbre di Alessandro Dalatri, proprio inserendoci all'interno di questo cartellone. Ma quest'anno, ricorrendo appunto i 40 anni della visita di San Giovanni Paolo II, abbiamo voluto rimettere al centro il tema del lavoro, che era un po' l'intento anche del Papa in quella visita lì straordinaria. Era l'inizio del suo pontificato e trascorse a Terni una mattinata intera all'interno delle acciaierie, parlando con le autorità, con il consiglio di fabbrica, con gli operai e infine con tutta la città. Ecco, noi abbiamo voluto ricordare tutto questo riprendendo le parole del Papa, che sono di un'attualità straordinaria. E abbiamo voluto fare tutto questo in occasione della festa di San Valentino, è diciamo l'ultimo evento, e lo abbiamo vissuto sabato scorso proprio all'interno delle acciaierie, celebrando la messa. La messa è l'unica cosa che si poteva fare, che si può ancora fare. Beh, adesso possiamo anche stare qui dentro, ma allora era l'unica cosa che si potesse fare, e quindi abbiamo un po' rivissuto quel momento straordinario. E noi ci affidiamo anche alla protezione di San Giovanni Paolo II, perché ecco, si riprenda un po' a lavorare, perché i giovani trovino il lavoro e perché all'interno del lavoro ci sia giustizia, ci sia onestà e ci sia anche benessere. Grazie. Grazie Padre Giuseppe. Allora a questo punto noi ci vediamo il film da un paese lontano, e domani ci ritroviamo al santuario di Santa Maria delle Grazie a partire dalle 17. Parleremo di amore in modo abbastanza rivoluzionario, devo dire, presentando il libro Leggero come l'amore di Riccardo Mensuali. Poi avremo appunto lo spettacolo da Piediluco a Marrakesh, sulle orme del Giullare di Assisi, con Francesco Salvi, Riccardo Eri, Maria Luna Cipolla, e avremo con noi anche Christoph Zanussi, con cui appunto potremo confrontarci e salutare, anche perché è il nostro presidente onorario. Grazie a tutti, buona visione da un paese lontano.